La Sartoria Francesca, simbolo di aggregazione, lavoro, formazione e integrazione, così come l'Associazione di Promozione Sociale Cazzamali di Pavia Ovest, uno dei luoghi di maggior socialità della città. Il sindaco Alessandro Cattaneo e il vescovo Monsignor Giovanni Giudici hanno fatto visita alle due strutture, incontrando i cittadini in un clima di festa che accompagna il Natale. Monsignor Giovanni Giudici, oggi siamo insieme al sindaco in un luogo molto importante per la città. Sono i luoghi in cui le persone si ritrovano tutti i giorni, le persone parlano, fanno socialità. In un anno, in un periodo non semplice, dove però qui si respirano la PS Cazzamali, così come la Sartoria Francesca, valori comunque importanti. Tutte le volte che c'è un'occasione in cui la gente si trova insieme e si aiuta, è come se si accendesse una luce e quindi noi andiamo verso quei luoghi. E quindi in questo senso ogni volta che troviamo occasione per crescere in questo stile di collaborazione, di amicizia, io penso che c'è qualcosa di nuovo nel mondo e un arricchimento per tutti. Sindaco Alessandro Cattaneo, Sartoria Francesca, PS Cazzamari, Oratorio di San Lanfranco, luoghi importanti per la città, luoghi dove si fa socialità, dove ci sono valori importanti. Sì, abbiamo voluto fare un giro, anzi in realtà è stata un'intuizione, una volontà di Monsignor Vescovo, quella di visitare dei luoghi dove ogni giorno a Pavia si svolgono delle attività intanto interessanti, di intrattenimento per diverse categorie sociali, ma che portano anche poi dei benefici, delle ricadute positive a tutto il contesto cittadino di Pavia. Ho voluto accompagnare Monsignor Vescovo, peraltro in strutture che ben conosco, che ho visto nascere, crescere, affermarsi. Tutti e tre i luoghi sono luoghi cui sono particolarmente legato sia per ragioni, diciamo così, personali, essendo sempre cresciuto e operato in questa zona, sia a maggior ragione perché da sindaco ne ho potuto apprezzare e cogliere appieno la funzione sociale e il livello qualitativo del servizio reso. Quindi una giornata, diciamo così, ordinaria, perché siamo venuti in un giorno qualsiasi per proprio vedere quello che ogni giorno accade, ma straordinaria perché la visita del Monsignor Vescovo certamente ha fatto piacere a tutti quanti ed è stata il miglior modo per portare gli auguri di Buon Natale, cui anch'io ho accompagnato e aggiunto i miei e di quelli dell'amministrazione comunale.